Dunque, ho sentito parlare di differenze, di baratri tra donne e uomini, poi insomma di tante altre storie. Io non le vedo. Anche perché, a parte che l'uomo è molto orgoglioso, quindi non farebbe mai quello che fanno le femministe. Ma io so che per me, i stessi problemi che avete voi, li abbiamo anche noi. Io sono arrivato a dei punti. Ma aspetta, a parte l'aborto. Io sono arrivato. Finisco di parlare, poi discutiamo. Io sono arrivato a dei punti di portare il problema a uomo, come loro portano il problema a donne. Guarda, io ho fatto 15 mesi militare. Ero un numero, una nullità, ero un robot. Ma aspetta, è un episodio. Io sono, a parte che in caserma siamo tutti uguali, parliamo e ci inculcano i nostri superiori, perché, guarda, i militari di carriera più di cazzo non parlano. Quindi a un certo punto tu finisci la naia, ecco che l'unica parola che c'è in bocca è il cazzo. Quindi, anche, guarda, professori, hanno fatto militare con me, professori, intellettuali, contadini operai come me. Vabbè, tutti quanti andiamo fuori, ecco che facciamo gli stessi gesti. Quindi non è che il professore sia meno influenzabile del contadino. Facciamo tutti gli stessi gesti, avevamo tutti uno stesso linguaggio. Quindi, a parte questo, ecco, eravamo un numero. Io, guarda, avrei pagato non so che cosa, ecco, perché una ragazza mi rivolgesse la parola, ma mi dicesse stronzo. Io ho fatto di quelle figure, guarda, che non ti sto a raccontare, solo per poter attaccare bottone con una ragazza, che non ti cagava nemmeno. Quindi, insomma, guarda, io diventavo idrofobo. Io ho detto, esco, sono un maniaco sessuale, guarda. Oh. Noi non abortiamo, ma... Questo, guarda, la mia ragazza ha abortito 2 volte. Lei l'ha voluto, per carità. Sì, lei ha abortito. E difatti, questa qui, no, sola, era in compagnia, la tenevo per mano io. No, si può trattare anche di sensibilità. Lei non ha sofferto dal punto di vista fisico. Ecco, ha sofferto tanto come me dal punto di vista sentimentale, diciamo, o spirituale. Sì, te lo dico io. Guarda che fa male. Fa male. Va bene, ma... Non è piacevole. Guarda, dal punto di vista dell'aborto, allora ti va bene, posso riconoscere che siete più bravi di noi, questo sì. Veramente io vi do atto. Però guarda, io non sono per niente orgoglioso, vi dico che certi, non tutti, lui ha tirato fuori però il problema più scottante. Io non volevo arrivare a questo, ma certi problemi, ecco, li avete, ce li ho io come li avete voi. Anche i problemi di liberazione, perché io mi accorgo che sono veramente schiavo della società. Ma se mi ribello mi cacciano in prigione, quindi la prigione a me non piace, perché stare dentro 4 mura è una cosa pazzesca, impazzisco veramente. Ecco, allora sto buono. E poi un'altra cosa, io gli apprezzamenti più brutti li ho sentiti proprio dalle donne verso le femministe. E non degli uomini, perché guarda, per me il movimento femminista io lo rispetto, io non rompo i coglioni a nessuno. Perché con lo stesso disprezzo che certi dicono femministe, ecco, loro hanno benissimo ragione di dire a noi mascolini. Ma mascolini proprio, colini. Chi è la mia ragazza? È una femminista.